insieme al dottor Elio Bennici, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'ASP Palermo. Dottore, quanto è importante oggi la prevenzione per il tumore al seno, che ricordiamo è il carcinoma che più frequentemente colpisce le donne? Assolutamente. Quasi 3.000 casi ogni anno in Sicilia. La prevenzione oggi rappresenta uno degli obiettivi strategici in sanità. Ormai l'attenzione alla prevenzione, ai percorsi diagnostici della prevenzione, nell'ambito del quale il percorso per rilievo della neoplasia del seno rappresenta l'elemento cardine della la mission di un'azienda territoriale come la nostra, è ormai diventato istituzionalizzato come nostra attività. E la nostra azienda ha dato un nuovo impulso sotto la nuova direzione, assicurando anche le risorse sul piano umano e tecnologico. Il centro screening mammografico di Palermo è un centro di riferimento, ma ci sono diverse postazioni in tutta la provincia, ma anche una mobile. Assolutamente sì, l'attività legata anche proprio all'estensione territoriale vastissima della nostra azienda, l'azienda sanitaria provinciale di Palermo, dove esistono anche delle comunità montane dal punto di vista olistico difficilmente raggiungibili, è dislocata su 16 postazioni fisse che è distribuita equamente in tutto il territorio e in più una postazione mobile su camper che ci consente di raggiungere i paesi più difficilmente dal punto di vista delle viabilità raggiungibili per dare una risposta in loco alla domanda di prevenzione delle donne. Vorrei ricordare una cosa fondamentale, che l'attività di screening mammografico, che è un'attività istituzionalizzata e che risponde a delle linee guida ben precise e ministeriali, si rivolge a una fascia di età ben precisa che oscilla da 50 anni a 69 anni, sebbene evidenze scientifiche, su cui concordo assolutamente, suggerirebbero di abbassare questa soglia di età dalle donne a partire da 45 anni in avanti. Ma stiamo parlando dell'elemento che mi piace sottolineare, di donne sane, di donne asintomatiche, non è mammografia clinica dove la donna avverte una nodularità, si allarma e va dal medico. Qui stiamo parlando di donne che vengono invitate a casa loro, che magari non avrebbero l'idea di andare a fare un accertamento diagnostico, ed ecco l'importanza della prevenzione, perché noi rilevare in maniera asintomatica anche un solo tumore, per noi salvare una vita è un successo enorme. Un'attività di prevenzione che è continuata anche durante il coronavirus, infatti l'attività di screening non si è fermata ma è continuata anche grazie all'attività dell'ASP su tutto il territorio. Assolutamente, la ringrazio di questa domanda che mi dà l'opportunità di sottolineare come rispetto a questo anno così drammatico di pandemia e quindi di limitazione delle attività ordinarie di diagnostica, di clinica, perché c'è stata una necessità assoluta di dar fronte all'attività del Covid, lo screening mammografico qui in azienda da noi di Palermo ha avuto un fermo di inviti ed esecuzione degli esami esclusivamente per 2 mesi, dal 16 di marzo, data in cui l'assessorato ha disposto di chiudere le attività ambulatoriali e quindi anche le attività di screening, fino al 13 di maggio di questo anno, in cui abbiamo ripreso l'attività di screening e quindi il reclutamento delle donne, in considerazione del fatto sempre di mantenere il distanziamento, l'intervallo di tempo legato anche alla sanificazione degli ambienti e delle apparecchiature tra un esame e l'altro, e per garantire la sicurezza delle donne che, ricordiamo, vengono invitate da parte nostra a venire qui e quindi sono nostre ospiti, sono state reclutate dal 13 maggio in avanti per garantirci anche una percentuale di adesione più massiccia, reclutate telefonicamente in maniera da garantire certamente la presenza, la distanza dell'orario, per cui teoricamente tenga presente che in un'ora sarebbero previste l'esecuzione di 3 pazienti, perché occorre 20 minuti fra un esame e l'altro legato alla sanificazione. Qui avviene appunto la diagnosi attraverso il computer e quindi attraverso degli specialisti. Assolutamente. Ci spieghi un po' come funziona? Esattamente come dice lei, questo è il centro di lettura unificato, centralizzato dello screening mammografico. Vedete qui alle mie spalle le colleghe che sono radiologhe, senologhe, dedicate alla lettura di screening, e abbiamo l'orgoglio in cui nella nostra azienda di avere tutte radiologhe accreditate alla lettura di screening.
screening, perché occorre una lettura di almeno 5.000 mammografie l'anno per poter essere senologi accreditati. In questo senso la Regione si è spesa proprio per creare corsi di formazione affinché un maggior numero di radiologi senologi potessero raggiungere questo standard di lettura ed essere quindi accreditati a lavorare allo screening. Quindi qui convergono sul piano della digitalizzazione delle immagini tutti gli esami eseguiti in varie postazioni periferiche che, essendo apparecchiature digitali, nativamente digitali, vengono direttamente trasferite al server centrale. La modalità poi di refertazione, avendo speso poc'anzi il plauso per il lavoro assolutamente indispensabile dei tecnici sanitari di radiologia medica, considerato che sono gli stessi tecnici che la mattina fanno l'attività ordinaria o il pomeriggio di ospedaliera richiesta, soprattutto in questo periodo Covid. Mentre qui le colleghe radiologhe refertano, tecnicamente si chiama lettura a fondo cieco. Cioè dire, lo stesso esame viene in maniera separata attenzionato da due radiologi differenti, in maniera tale che così prosaicamente potremmo dire che quattro occhi vedono meglio di due. Ecco, l'attenzione potrebbe sfuggire una micronodulia rispetto all'altro, e quindi il paziente poi, qualora venga ravvisato, ecco, il paziente positivo, la positività nodulare, viene avviato un percorso diagnostico in cui la paziente viene accompagnata passo passo in tutto il suo percorso diagnostico. Ci troviamo insieme alla dottoressa Liliana Costa, responsabile dello screening mammografico all'interno dell'ASP di Palermo. Il servizio è aperto dal 2006 e ha permesso di diagnosticare tantissimi tumori al seno. Quanto è importante questo servizio e come avviene il processo di diagnostica del tumore alla mammella? Il programma di screening mammografico è proprio un'organizzazione molto complessa, anche se non si può a prima acchito capire quello che c'è dietro a quella bellissima lettera d'invito che arriva alla donna. Generalmente nel mese di novembre di ogni anno facciamo un aggiornamento delle liste anagrafiche tramite dei file che vengono dai comuni di tutta la provincia. Viene generata questa lettera d'invito per le donne tra i 50 e i 69 anni, una lettera d'invito ogni 2 anni. La donna riceve la lettera d'invito generalmente nel luogo più vicino alla propria residenza, e come ha detto il dottore Benici, noi abbiamo un mammografo per ogni distretto dell'ASP di Palermo. Se la donna può accettare l'invito, può anche spostare l'appuntamento della data che è stata prefissata facendo una telefonata al numero verde o tramite WhatsApp. Accetta l'invito, si reca il giorno prefissato nella sede prefissata, fa l'esame e a quel punto viene eletto da due radiologi in doppio cieco, proprio per non essere influenzati l'uno dall'altro. Se l'esito è negativo, la donna riceverà tramite un SMS un primo pre-esito che la tranquillizzerà, nel senso che la sua mammografia è stata esitata, a breve riceverà l'esito definitivo. Se ha lasciato la mail, riceverà l'esito via mail oppure tramite la classica lettera di esito cartaceo al proprio indirizzo di residenza. Qualora l'esame invece risultasse positivo e quindi abbia bisogno il paziente di essere seguito in un iter di cura, come avviene questo procedimento? La donna viene richiamata al centro unificato di lettura e diagnosi, dove ci troviamo in questo momento, a fare degli approfondimenti che si dividono in non invasivi ed invasivi. Non invasivi tramite una mammografia 3D, che è una tomosintesi, un'ecografia, una risonanza magnetica, oppure invasivi, che sono delle biopsie, delle microbiopsie. Se l'esito anche di queste microbiopsie è negativo, ok, ritorna al percorso precedente e quindi riceverà una mail di negatività, oppure viene indirizzata alle breast unit di riferimento. Palermo è ricca di breast unit e siamo contenti di ciò, perché le nostre sono la breast unit dell'ospedale Villa Sofia Cervello, la breast unit dell'ospedale Civico, del Policlinico, nonché quella dell'ospedale di Cefalù. Lì viene affidata ai colleghi delle breast unit, che proseguiranno il piano terapeutico con l'intervento chirurgico e a seguire è il follow-up. Dopo 5 anni dall'intervento chirurgico rientrano di nuovo nel percorso dello screening.